sta mettendo mano al decreto 33 per ridare a Scafati il suo ospedale. La conferma arriva da Enrico Coscioni, consigliere per la sanità del presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. I più ottimisti parlano di un semestre, probabilmente i tempi saranno più lunghi, ma nelle intenzioni delle attuale maggioranza di governo regionale l'obiettivo riapertura del Mauro Scarlato è tra le priorità. Decretazione della precedente giunta lo chiudeva completamente. Adesso stiamo appunto valutando di fare un'integrazione in maniera tale da evitare doppioni inutili di reparti tra Nocera, Pagani e Scafati. Ma comunque l'ospedale di Scafati diventerà attivo? Assolutamente sì. Nel futuro di Pagani c'è la radioterapia, con l'appalto in corso d'opera e la qualificazione del Tortora come polo oncologico. L'Umberto I di Nocera Inferiore resta punto di riferimento per le emergenze. A Nocera certamente rimane hub di riferimento e avrà un potenziamento importante per quanto riguarda tutta l'area anche dell'emergenza. Pagani ormai ha una sua connotazione precisa. Intanto si divide quella vecchia reparto che era diventato unico nel tempo, ma che unico non poteva rimanere, tra l'ematologia e l'oncologia. Sono in atto le procedure concorsuali proprio per identificare i migliori elementi possibili per poter dirigere questi reparti. In più ci sarà una chirurgia sempre con indirizzo oncologico e una rianimazione che sarà collegata a questi reparti, per cui su Pagani credo si faccia veramente un ottimo lavoro, poi con anche la radioterapia che stanno adesso facendo in via di ultimativa la gara per l'appalto della radioterapia, per cui credo che su Pagani si faccia un ottimo lavoro per dare una risposta per tutti i malati oncologici dell'agro nocerino sarnese.